Dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù disse agli scribi e ai farisei questa parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Sorelle e fratelli carissimi, oggi 24 giugno è la festa del Sacro Cuore di Gesù e la buona novella non poteva che raggiungervi dalla chiesa dedicata al Sacro Cuore qui nella nostra città di Lanciano, nel quartiere di Olmo di Riccio. A dire il vero, normalmente la chiesa il 24 giugno celebra la festa della nascita di Giovanni Battista, ma quest'anno essa viene anticipata di un giorno proprio per poter permettere la celebrazione della festa del Sacro Cuore, così come Gesù chiese a Santa Margherita Maria Alacoque nel 1675, quando le disse che voleva per sé la festa del venerdì successivo all'ottava del Corpus Domini. Naturalmente la devozione che nasce dalla rivelazione di Gesù a Santa Margherita è fondamentale, ma la devozione al Sacro Cuore non nasce prima di tutto dalla rivelazione privata che il Sacro Cuore fece a Santa Margherita o dalla devozione personale che un altro grande santo, San Giovanni Eudes, in quegli stessi anni aveva nei confronti del Sacro Cuore. Essa, come ci ricorda Pio XII nella sua enciclica dedicata al Sacro Cuore, Aurietis Aquas del 1956, ha un fondamento totalmente biblico. È nella Sacra Scrittura che noi possiamo vedere le fondamenta e le radici della devozione al Cuore di Gesù, perché è nella Scrittura che si manifesta pagina dopo pagina il mistero d'amore di Dio che, nascosto dai secoli eterni, man mano viene rivelato e raggiunge il suo compimento, il suo punto più alto, proprio in Gesù di Nazaret. E proprio in Gesù di Nazaret, elevato sulla croce, il cui cuore viene trafitto dalla lancia del soldato. E come ci dice il Vangelo di Giovanni, noi dobbiamo guardare a colui che è stato trafitto. Naturalmente non è stato semplice per i primi cristiani accogliere la centralità del crocifisso. Nei primi secoli si è preferita un'altra immagine, l'immagine del buon pastore, di Gesù il pastore bello che dà la vita per le sue pecore, che va in cerca della pecora perduta, come abbiamo ascoltato nel Vangelo che ci è stato proclamato. Del resto, anche nell'Antico Testamento, l'amore di Dio nei confronti del popolo ci viene presentato attraverso l'immagine del pastore. Nella festa di oggi, la prima lettura dal profeta Ezechiele ci dice che Dio è proprio un pastore che si prende cura di tutte le pecore del suo gregge e per esse compie tre gesti. Prima di tutto le riunisce in un solo gregge, poi le conduce ai migliori pascoli perché esse possano saziare la loro fame e quindi si prende cura personalmente di ciascuna pecora, tenendo conto delle situazioni di ognuna. Si prende perciò cura delle pecore forti e delle pecore che stanno bene in salute, si prende cura anche di quelle che sono un po' più fragili, che sono un po' più deboli o che addirittura sono malate.
nel corso dei secoli, quindi partendo dall'immagine del buon pastore, mano a mano l'icona si è trasformata, prima in quella dell'agnello immolato, ritto in piedi, con il cuore trafitto appunto e raffigurato su un monte dal quale sgorgavano fiumi di acqua viva, come dice il profeta Isaia e come dice Gesù stesso nel Vangelo di San Giovanni, e poi, man mano, proprio nel crocifisso trafitto. Non serve concentrarci materialmente sul cuore di Gesù trafitto, perché esso racchiude l'intera persona di Gesù, l'intera azione di Gesù, come disse Gesù stesso a Santa Caterina da Siena in una delle sue rivelazioni: il cuore trafitto manifesta il segreto del cuore, il costato trafitto manifesta il segreto del cuore, il segreto dell'amore di Dio che invia suo figlio non per giudicare il mondo, ma perché il mondo possa essere salvato per mezzo di lui. L'amore di Dio che attraverso Gesù raggiunge ognuno di noi, perché ognuno di noi, sentendosi amato, a sua volta possa iniziare ad amare, per costruire così quella che San Paolo VI chiama la civiltà dell'amore. Nel XVII secolo, nel 1672 per la precisione, San Giovanni Eudes disse al vescovo di Rouen, all'arcivescovo di Rouen e ad altri vescovi della Francia, di approvare l'ufficio, la messa e le litanie del Sacro Cuore. Questa devozione che San Giovanni iniziò fu confermata, come già vi ho accennato, dalla rivelazione del cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque nel 1675. A lei Gesù disse di far iniziare la devozione al cuore di Gesù attraverso la devozione dei primi 9 venerdì del mese, dando a questa devozione diverse promesse, la più famosa delle quali è quella della grazia finale per chi l'avesse fatta. Tanto che penso che ciascuno di noi, fin dalla sua infanzia, fin dalla sua fanciullezza, più volte avrà fatto i primi 9 venerdì del mese. Solo successivamente, dopo circa 100 anni, nel 1765, il Papa Clemente XIII diede alla Polonia e all'Arciconfraternita nella Chiesa del Cuore di Gesù a Roma la possibilità di celebrare la festa del Sacro Cuore. Essa fu poi estesa solo nel 1865 con un decreto della Congregazione dei Riti a tutta la Chiesa universale. Dopo questi anni, alla fine del XIX secolo, alla fine del 1800, Leone XIII scrive a sua volta un'enciclica in cui dice che tutto il genere umano deve essere consacrato al Sacro Cuore, e nel XX secolo, prima Pio XI, poi Pio XII, poi il Concilio Vaticano II e quindi San Paolo VI e San Giovanni Paolo II scrivono cose molto importanti a favore della devozione del Sacro Cuore, proprio ricordandoci il suo fondamento biblico e proprio ricordandoci che se non passiamo attraverso l'umanità di Gesù, rappresentata dal suo cuore, noi non arriveremo a comprendere l'identità di Dio che è amore e la missione di Dio che è amore e solo amore nei confronti di ciascuno di noi. Nel XXI secolo, poi prima Benedetto XVI e quindi Papa Francesco, da buon gesuita, arricchiscono ancora di più la devozione al cuore sacratissimo di Gesù.
A dire il vero, anche alcuni teologi sono stati fondamentali per la diffusione della devozione al Sacro Cuore e per la giusta comprensione di questa devozione, che non ha nulla di individualistico e nulla di intimistico, ma che riporta proprio alla umanità di Gesù, attraverso la quale possiamo fare esperienza dell'amore di Dio. Questi teologi sono Karl Rahner, come teologo appunto, poi il biblista Ignace de la Potterie e quindi il moralista Bernard Hering. Facciamo tesoro dei loro contributi, facciamo tesoro degli interventi dei papi e del magistero della Chiesa e torniamo quindi alle scritture, torniamo alle pagine della Bibbia che ci rivelano la grandezza dell'amore di Dio. E sentiamoci appunto, come già vi dicevo, amati per poter imparare pian piano ad amare. Non dobbiamo svalutarci, non dobbiamo avere una cattiva idea di noi stessi, perché se per noi Gesù ha offerto la sua vita sulla croce, vuol dire che noi siamo considerati da Dio come una cosa preziosa, siamo considerati da Dio come qualcosa che vale. E valiamo davvero tanto se Gesù ci ha riscattati a prezzo del suo sangue. Lasciamoci trovare da Gesù, che viene in cerca di ciascuno di noi se per caso ci fosse capitato di allontanarci da Lui. E allontaniamo dal nostro cuore quella che la Scrittura chiama sclerocardia, cioè la durezza del cuore che ci impedisce di ascoltare la parola del Signore, che ci impedisce di seguire la volontà del Signore. È una lotta continua quella che si scatena dentro di noi fra il diavolo, che come leone ruggente va in cerca di chi divorare, e Gesù, che vuole stringerci a sé, che vuole attirarci a sé. A volte purtroppo vince il diavolo e la durezza del nostro cuore ci impedisce di ascoltare il Signore. A volte Gesù lo ha detto agli scribi, ai farisei, qualche volta addirittura agli apostoli: per la durezza del vostro cuore questo accade, mentre invece a volte il Vangelo ci manifesta degli esempi positivi ai quali possiamo guardare per imparare ad avvicinarci al cuore di Cristo e fare quello che Lui ci suggerisce. Maria, la mamma di Gesù, è l'esempio più bello, perché lei ascoltava la parola del Signore e la conservava nel suo cuore. Maria di Betania, la sorella di Lazzaro e di Marta, si siede ai piedi di Gesù e ascolta con attenzione la sua parola. Ad essa Gesù dice che si è scelta la parte migliore. I discepoli di Emmaus, che prima avevano il cuore duro e se ne stavano perciò tornando al loro paese, a un certo punto, mentre ascoltano Gesù che racconta la storia della salvezza, si sentono scaldare il cuore, tanto che dicono: non ci ardeva forse il cuore nel petto ascoltando le parole del Signore? E anche Lidia, negli Atti degli Apostoli, ha il cuore aperto dalla grazia del Signore in modo tale che essa possa accogliere la parola che Paolo annunciava. Anche noi, anche io, anche voi, dobbiamo accogliere la parola del Signore, la dobbiamo fare nostra e la dobbiamo seguire. Dobbiamo seguire Gesù nella sua umanità, perché Egli, come ci ricorda il Concilio, pensa con mente d'uomo, parla con parole di uomo, agisce con mani di uomo e ama con cuore di uomo. Amati dal Signore, trasformati dal suo amore, a nostra volta amiamo il prossimo come noi stessi, perché questa è la sintesi di tutti i profeti e di tutta la legge.
Buona festa del Sacro Cuore a tutti.